scuole chiuse fino al 15 marzo, secondo lei è un provvedimento giusto? Decisamente sì. Io appartengo a quel gruppo di dirigenti scolastici che ritengono che in una situazione complessa come non si era mai vista in Italia in precedenza, senza voler fare allarmismo, le aule scolastiche sono i posti in cui è più facile che si trasmetta tutto. Sentiamo la ministra, insomma, che diceva le scuole chiuse, ma si cercherà di fare formazione a distanza. Cioè, è possibile anche sul nostro territorio? Vi state in qualche modo organizzando? Qui da noi non ci possiamo permettere questi costi, non solo, ma non è una questione solo economica, è anche una questione di prassi, nel senso che non avremmo docenti in numero sufficienti preparati a saper fare una cosa simile. Questo non significa però che ci esimiamo dal fare quello che è possibile fare. Esempio, questa mattina la responsabile della scuola primaria, una delle due, mi ha proposto di poter effettuare, grazie ai gruppi e grazie a Skype, di mantenere, continuare a mantenere un rapporto con gli alunni delle classi. Io le ho detto che sperimentalmente lo facciamo oggi e domani. Sabato ci vediamo, verifichiamo l'esito di questa sperimentazione, in cui mi sono permessa di suggerire, visto che volontariamente questa docente ha assunto l'iniziativa, di dare poco da fare, ma tutti i giorni. Sabato facciamo il punto. Per quanto riguarda la secondaria, invece di primo grado, i docenti che sono disponibili manterranno un rapporto con le proprie classi per le proprie discipline. Anche perché ciascun libro di testo ora, già da qualche anno, ha comunque un proprio dischetto e può usufruire di una parte che viene comunque data online. Per il liceo, con alcuni docenti particolarmente abili, ci stiamo attivando per fare quello che siamo capaci di fare. Credo che sia necessario continuare a mantenere il rapporto perché ciascuno di noi pensa che sia probabile una sospensione delle attività didattiche che possa andare oltre il 15 marzo.